poi ho incontrato Luciana Savignano. Luciana Savignano è una donna meravigliosa, decisa, determinata. Anche lei ha un carattere molto semplice ma forte allo stesso tempo. È una donna che sa quello che vuole. Ma io vorrei dire innanzitutto che mi sento una privilegiata. Una privilegiata perché nella vita ho fatto quello che ho voluto, nel senso che la danza mi ha accompagnato sin da piccola, però non avrei mai pensato che poi sarebbe diventato il fulcro della mia vita in un certo senso. Quindi che dire, certo che danzare proprio con la D maiuscola non è facile, perché occorrono sacrifici, sentimento, dedizione, umiltà, lavoro, però tutte queste cose si dimenticano perché quando poi uno ha la fortuna di stare in scena è un momento magico, è un momento in cui uno si sente come fuori dal mondo, si sente in un'altra dimensione, e questo non apprezzo perché ti fa capire quanto l'arte ti invade, ti supporta e ti porta in alto. L'emozione è importantissima, l'emozione è un qualche cosa che ti fa palpitare, che ti fa capire che l'anima in quel momento è al servizio della danza, non è l'inverso. E quindi danzare con l'anima ti dà tutte queste sensazioni che ovviamente, sentendole tu in prima persona, arrivano di conseguenza al pubblico. Io quello che consiglio è di fare quello che uno sta facendo e godersi il momento. Poi la vita ti viene incontro e ti aiuta. Devi essere positiva, devi essere pronta però a capire quali sono i momenti in cui tu devi stare ferma o fare un passo avanti.